5 giocatori da prendere ora al Fantacalcio. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Vediamo oggi 5 giocatori sui quali dobbiamo puntare adesso al Fantacalcio in ottica asta di riparazione, perché dobbiamo stare attenti. Qualche nome fra questi può essere svincolato o magari qualcun altro lo va a svincolare. Però bisogna stare attenti anche in ottica scambi, perché come ben sapete la nostra asta di riparazione la possiamo anche andare ad indirizzare tramite gli scambi e magari possiamo prendere uno di questi nomi negli scambi al Fantacalcio. Prima di vedere chi sono questi 5 giocatori da prendere adesso al Fantacalcio, vi invito a supportare questo video con un bel like. Se non sei iscritto, ti consiglio fortemente di iscriverti a questo canale, perché parlo solo ed esclusivamente di Fantacalcio. Se ti interessa il gioco, l'argomento, ti consiglio di iscriverti, anche perché sono già usciti tanti video a tema asta di riparazione e ne usciranno tantissimi. Più andiamo con il tempo, più i video saranno importanti e più bisogna stare molto molto attenti, perché non possiamo mica sbagliare l'asta di riparazione. Quindi ti consiglio di iscriverti e attivare la campanellina delle notifiche. In descrizione trovi tutti i link per supportare questo canale, come link per abbonarti, che ti dà tanti vantaggi, tra cui la possibilità di avere le mie fasce in formato Excel tramite Fantalab. Oppure le altre persone che possono avere le mie fasce, chi sono? Sono gli utenti premium di Fantalab. Anche di Fantalab trovi il link in descrizione. Se fai il premium iscrivendoti dal mio link o se utilizzi il referral code Fantavirus, hai anche uno sconto di 5 euro. E oltre ad avere le mie fasce, hai anche tutto il tool per fare l'asta perfetta. Detto questo, ragazzi, partiamo. Andiamo per gradi. Voglio partire da un difensore e vi parlo di Alessandro Bastoni dell'Inter. Andiamo a parlare di un giocatore che è senza infamia e senza lode, perché non ha segnato, non ha portato bonus. Però di certo non è un giocatore che ha fatto male, anzi si tratta di un difensore molto ordinato, un difensore affidabile, un difensore da rendimento. Quindi di conseguenza, se abbiamo il modificatore, stiamo parlando di un nome da modificatore di difesa. Si tratta di un nome che non ruba l'occhio nemmeno al fantallenatore medio. Quindi, non rubando quest'occhio, è un giocatore che tende a farsi notare poco, di conseguenza si può prendere in uno scambio senza fare chissà quale grande sacrificio. La media voto è molto buona, 6,2, ed è il decimo miglior difensore di questo Fantacalcio fino ad ora, con almeno 10 partite a voto. Quindi nome che, anche guardando la media voto, si conferma essere un nome affidabile. Un giocatore che difficilmente andrà a calare di rendimento, anche perché è un difensore dell'Inter. L'Inter è una squadra di per sé molto affidabile, è una squadra destinata a finire in alto in questa classifica di questa Serie A. Già si trova in alto e sicuramente rimarrà al vertice o nei vertici di questo campionato. Quindi Bastoni si conferma essere un giocatore importante. Nel dettaglio, i dati dicono che nell'80% delle partite ha portato a casa un voto pari o superiore al 6, mentre nel 53% delle partite ha portato a casa un voto pari o superiore al 6,5. Quindi nella metà delle partite riesce a portare un 6,5. Nel generale comunque molto bene, perché porta tante sufficienze. Magari qualcuno poteva anche aspettarsi un dato migliore da un giocatore importante come Alessandro Bastoni. Però c'è da dire che ha preso solo 3 insufficienze, 2 su 3 quando l'Inter ha steccato quelle 2 uniche partite che non è riuscita a vincere, perché ha portato a casa l'insufficienza contro il Bologna e contro il Sassuolo. Quindi nome da modificatore, affidabile, che non ruba l'occhio, di conseguenza che non richiede sacrifici per portarlo nella nostra squadra del Fantacalcio. Secondo nome, secondo difensore, vi parlo di Kolasinac, o Kolasinac che dir si voglia, dell'Atalanta. In questo momento, con un po' di rientri, con il calciomercato, perché è arrivato Yen, rientra Toloi. Insomma, c'è un po' di abbondanza anche nel reparto difensivo di Gasperini. Ci sono tanti nomi, c'è Scalvini, c'è Kolasinac, c'è Jim City, c'è il nuovo arrivato Yen, c'è il rientrante Toloi. Però su Kolasinac mi sento di mettere la mano sul fuoco e dire che questo è un giocatore titolare dell'Atalanta di Gasperini. Ma non solo è un giocatore titolare, io lo reputo anche un giocatore affidabile. Per media voto non spicca, perché la sua media voto per fantacalcio.it è del 6,03. Quindi media voto del 6, giocatore da compitino, giocatore che ci porta il 6 semplice in pagella. Infatti si parla di un vero e proprio Mister 6 nell'82%
delle partite ha garantito un voto pari o superiore alla sufficienza. Però facciamo attenzione perché magari non è propriamente ben visto dai pagellisti di fantacalcio.it, che tendono a premiarlo effettivamente poco. Basta infatti confrontare già il dato con la media voto della Gazzetta dello Sport, che è un dato nettamente superiore, del 6,3. Quindi alla Gazzetta ha portato tanti 6,5 in più rispetto che con fantacalcio.it. Per me è un difensore valido, un difensore forte, che meriterebbe un qualcosina in più anche da parte dei pagellisti, perché si tratta di un giocatore bravo negli intercetti, bravo per i recuperi, bravo nei contrasti, quindi che riesce anche a farsi vedere, però non viene premiato quindi dai pagellisti. Magari la verità sta nel mezzo fra le due redazioni, però in generale potremmo aspettarci anche un qualcosa in più rispetto al semplice 6 che ci porta, qualche 6,5 in più, insomma, può andare a sbocciare all'interno di questo fantacalcio, e perché no? Qualche bonus sicuramente non ci starebbe male. Terzo nome, continuiamo su questa linea di difensori e poi chiudiamo il reparto di difesa, e vi voglio parlare di Ricardo Rodriguez del Torino. Giocatore che sicuramente non è sotto i riflettori come un protagonista né del Toro, né agli occhi dei fantallenatori, né agli occhi dei tifosi. E come spesso succede, i comprimari invece vengono abbastanza bistrattati. Ed è proprio questo il caso di Ricardo Rodriguez, che sta facendo una validissima stagione. I numeri sono buoni, anche lo scorso anno aveva fatto un'ottima annata. E nonostante ciò non ci abbiamo creduto e infatti lo abbiamo condannato nuovamente a un ruolo da comprimario. E questo è il caso invece di un giocatore che, se i primi due sono stati presi sicuramente ovunque, si trattava principalmente da nomi da scambi, Ricardo Rodriguez si è anche svincolato in tantissime leghe. Ad esempio nelle leghe A8, nella maggioranza delle leghe A8 è ancora svincolato. Nelle leghe A10 invece è stato molto più preso, ma perché appunto c'è bisogno di ben 16 difensori in più da andare a pescare per comporre le rose di tutti al fantacalcio. Lato suo c'è sicuramente da dire che, giocando nel Toro, e sappiamo bene che i difensori del Toro stanno regalando gioie, ma grazie anche a Juric, che cura molto bene la fase difensiva e riesce a far rendere i propri difensori in maniera positiva al fantacalcio, soprattutto ottica media voto. Non è un giocatore quindi tanto considerato, che si riesce a prendere facilmente in uno scambio, o comunque, come detto, è anche svincolato, e la sua valutazione per l'asta di riparazione sicuramente non è alle stelle. Parte sicuramente dietro i vari Calafiori, Martinez quarta, però dopo c'è sicuramente lui tra le prime scelte. Nome affidabile quindi, buono per il modificatore, anche perché quest'anno, a parte tre partite in cui ha portato l'insufficienza, ha portato nell'85% delle partite a voto un voto pari o superiore al 6, quindi una bella sufficienza. Mentre nel 40% delle gare addirittura ha garantito un voto minimo del 6,5. Profilo super affidabile, poco considerato, anche low cost per l'asta di riparazione. Andiamo ora alla linea dei centrocampisti, dove come nome vado a fare il nome di Colpani. Mi stanno arrivando una marea di commenti e messaggi su Colpani. Che faccio con Colpani? Lo devo svincolare? Lo devo scambiare? Lo scambio per Tizio? Lo scambio per Caio? Basta ragazzi, vi rispondo con un bel video. Per me Colpani è un giocatore che, se lo avete, va tenuto. Se non lo avete, prendetelo ora. Analizziamo il rendimento iniziale, che è stato un rendimento strepitoso. Nelle prime 12 giornate ha fatto 6 gol. Un ritmo, con tutto il rispetto per il giocatore, inumano per un giocatore come lui. Se avesse continuato su quella media realizzativa, stiamo parlando di un giocatore che a fine anno faceva 19-20 gol. Si trova a 6 gol. Per me l'obiettivo della seconda parte di stagione è raggiungere la doppia cifra, quindi farne altri 4. I dati statistici non sono assolutamente mali, se andiamo a vedere. 2 tiri in porta a partita, di cui 0,67 in porta, e 1,48 passaggi chiave per partita. Quindi parliamo di un centrocampista che comunque è creativo e che gioca in un Monza che sicuramente gioca un calcio difensivo e non è super offensivo. Come andiamo però a giustificare questo calo e questo momento di digiuno, perché non segna da tanto, è il secondo digiuno più lungo della sua carriera al gol? Sicuramente c'è stata una flessione, ma la flessione ragazzi ci sta, succede a tutti, tutti i giocatori del fantacalcio negli ultimi anni, se andiamo anche indietro nel tempo, hanno avuto tutti una flessione, non riescono ad essere super costanti, è normale e fisiologica che ci sia eccezione
Gonzalo Higuaín l'anno dei 36 gol, però tutti gli altri giocatori tutti gli anni hanno sempre avuto una flessione. Anche Immobile, quando ha fatto capocannoniere con 36 gol, anche lui l'aveva avuto una flessione. C'è anche poi la motivazione calendario, perché dalla 14ª giornata in poi il Monza ha affrontato delle belle difese, ha affrontato la Juventus, l'Inter, il Milan, la Fiorentina, il Napoli, anche il Genoa, che è una squadra che si tende a sottovalutare ma che difensivamente regala gioie ed è ostica da affrontare. Quindi affrontando bene difese in una squadra che non gioca un calcio prettamente offensivo, è normale che non sia riuscito a trovare la via del gol. Quindi il mio consiglio è di non temere. Non temete, ragazzi, perché il periodo negativo passerà, ci saranno periodi migliori. Come detto, obiettivo doppia cifra, ampiamente alla portata, perché un giocatore che sa farsi vedere, sa tirare e sa soprattutto come segnare. Quindi consiglio definitivo su Colpani è di tenerlo in rosa. Non lo scambiate, anche perché andreste incontro anche a una svalutazione, un nome in questo momento poco in hype. Se invece non lo avete, potete provare a prenderlo. E attenzione al mantra. Se non mi avete dato ascolto, ragazzi, a settembre, quando ho detto Colpani bug del mantra, ad avere assolutamente, provate a prenderlo assolutamente ad ogni costo, in uno scambio provate a prenderlo ora, rimediate, perché la sua valutazione si sta abbassando e avete l'obbligo morale di provare a prenderlo, perché c'è il doppio ruolo CT e da centrocampista, da C pura, è un vero e proprio bug. Ultimo nome di questo video, vi vado a parlare di Boulaye Dia. Questo è il caso particolarissimo, perché innanzitutto non sappiamo se rimane o resta alla Salernitana. La Salernitana infatti si sta preparando una vera e propria rivoluzione sul mercato, visto che sta facendo tanti nuovi acquisti, sta facendo delle cessioni, è arrivato un nuovo direttore sportivo, Sabatini, che sta operando questa rivoluzione. In questo momento Boulaye Dia è infortunato. Si riprenderà sicuramente, il punto riguarda se resta o meno, però per quanto mi riguarda sarò sintetico anche. Se rimane, la Salernitana ci punta, per lui il posto c'è. Anche perché in una squadra che deve far punti per salvarsi, deve essere una squadra che deve avere fame, fame di punti, fame di vittorie, e le vittorie passano dai gol e soprattutto dai piedi, probabilmente questi gol di Boulaye Dia. La prima parte di stagione è stata sicuramente tremenda e difficile per la Salernitana e anche per Dia, che per certi versi ha deluso e ha segnato solo 4 gol in questo campionato. Le statistiche, devo dire, non sono nemmeno malissimo, perché tira 2 volte in media partita, 0,69 volte in porta, un dato abbastanza normale, anzi superiore a tanti altri attaccanti che invece vengono portati sul palmo della mano mentre Dia viene bistrattato. È proprio su questo magari che dobbiamo spingere. Questo Dia che non è più considerato, questo Dia che è visto come una delusione, che in tanti vogliono anche svincolare. Quindi questo è il doppio nome sia da scambi che per asta di riparazione, perché può essere svincolato. Però, attenzione, il mio consiglio qual è? Proviamolo a prendere sicuramente in uno scambio, però non ora, ragazzi. Aspettiamo di capire che cosa fa, se resta o va via. Anche perché, ragazzi, sicuramente qualcuno lo svincolerà, perché mi state facendo le domande sul se svincolare Kvara, Leao o Immobile. Figuratevi se qualcuno non vorrà svincolare Boulaye Dia per far dei crediti e provare il colpo su lei in attacco. Quindi sicuramente per me è un nome che sarà svincolato in tante leghe. Quindi di conseguenza, quando saremo a mercato chiuso, se lo svincolano deve essere un nostro obiettivo, perché come detto, per me, se resta, la Salernitana ci punta e la Salernitana dovrà avere anche fame di vittorie e fame di gol. Quindi sarebbe un giocatore che può far bene ambire alla doppia cifra di gol. Per gli scambi invece il consiglio è quello di attendere un pochettino per capire che cosa fa, resta o va via, perché come detto nella Salernitana c'è in atto una vera e propria rivoluzione. Detto questo, ragazzi, per oggi è tutto, vi ringrazio per aver visto questo video, se non l'avete fatto lasciate un like per supportare questo contenuto, se non siete iscritti iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!